Trasformare la tua casa in 100% elettrica oggi è possibile anche con lo sconto in fattura. Oggi ti porterò in cantiere per vedere com'è stato facile trasformare questa casa in 100% elettrica utilizzando una pompa di calore. Se non l'hai ancora fatto e vuoi ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video, allora iscriviti al canale e clicca sulla campana a fianco. Ciao, oggi allora ti porto in cantiere come spesso faccio, ecco. Infatti molti di voi mi chiedono, ma dai Samuele, portami in cantiere, fammi vedere come si realizza un impianto in modo che posso prendere spunto anche per la mia casa. Partiamo dall'unità esterna che è stata posizionata in giardino. È a servizio della casa da 180 metri quadri, quindi stiamo parlando di 60 metri quadri per piano. Una struttura degli anni 2000-2005, quindi una struttura senza cappotto ma con un mattone porizzato, con dell'isolamento e con all'interno un altro mattone porizzato. Qui dietro invece vediamo il collegamento idraulico con l'interno, è stato tagliato il marciapiede, sono stati fatti passare le tubazioni e poi è stato rimesso e ripristinato come prima. L'impianto è costituito da un sistema radiante a pavimento e poi c'erano dei termosifoni nei bagni e lavanderia. Il cliente con l'occasione ha deciso di trasformare questi due locali con un impianto radiante a soffitto in modo da togliere i terminali in alta temperatura. Bene, ma è inutile che ti racconto io come è andata la storia. Te lo faccio dire direttamente da Emiliano, che è il proprietario della casa, e ti racconterà cosa ha deciso, perché ha deciso e come si è trovato. Ti ricordo che questo intervento è stato fatto con il 65% in sconto in fattura. Bene, allora dai, sentiamo direttamente Emiliano cosa ci dice. Allora, l'obiettivo principale era sicuramente quello di ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera, considerando che avevo un consumo circa di 30 quintali all'anno di pellet. Motivo secondario è appunto eliminare la gestione del pellet. Terzo motivo, ma non meno importante in ordine, è quello di sfruttare l'impianto fotovoltaico esistente e quindi per questo ho optato per una pompa di calore. Allora, ho valutato tre tipologie di pompe di calore. Alla fine ho deciso per sigillo sicuro, perché tra le varie opportunità era quella che mi dava più fiducia. Ecco. Assolutamente. Soddisfatto in pieno, sia dal punto di vista impiantistico che da tutti i punti di vista. Assolutamente soddisfatto. Ho deciso di creare in Italia il primo corso mai realizzato sulle pompe di calore, dedicato proprio a te che vuoi ristrutturare casa, installare una pompa di calore e avere le bollette energetiche sempre più basse. Oppure se stai acquistando casa e ne vuoi scegliere una che sia adatta per essere trasformata in 100% elettrica con una pompa di calore e abbandonare per sempre i combustibili fossili. Oppure se vuoi costruire da zero la tua nuova casa e vuoi capire come realizzare gli impianti affinché tu possa evitare di buttare via soldi inutili in lavori magari superflui. In tutti questi casi il videocorso senza gas in 7 giorni ti aiuterà a fare chiarezza su molti aspetti che ti passano per la testa in questo momento. Infatti, grazie al videocorso avrai risposte alle domande come ad esempio: che lavori devo realizzare in casa prima di installare una pompa di calore? Nella mia zona climatica posso installare una pompa di calore a bassa temperatura? Sono davvero obbligato a montare una pompa di calore ibrida? Come evitare una pompa di calore rumorosa oppure occupare troppo spazio in centrale termica? E molte, molte altre domande. Dalle domande che mi fanno le famiglie capisco che c'è molta confusione. Spesso rischiano di acquistare la macchina sbagliata o effettuare in casa lavori inutili e costosi. Ecco, io voglio aiutarti a evitare questi errori. Allora, se vuoi capire ad esempio come sarà vivere in una casa riscaldata con una pompa di calore, come gestirla una volta installata per risparmiare il più possibile e consumare meno energia elettrica, come integrare alla perfezione gli altri impianti tipo il fotovoltaico, la ventilazione meccanica controllata, il raffrescamento, le batterie di accumulo, il videocorso ti aiuterà ad andare più in fondo
sull'argomento. Scoprirai tutto quello che c'è da sapere prima di acquistare una pompa di calore ed eviterai spese inutili, magari in lavori che non ti servono, oppure macchina inadeguata per la tua casa, oppure impianti sbagliati che non garantiscono il comfort per la tua famiglia, soprattutto in pieno inverno, oppure peggio ancora in bollette esagerate che pagheresti per anni e anni. Sai bene quanto bisogna essere informati per fare una scelta che cambierà il tuo futuro e il futuro della tua famiglia. Per sapere tutto su Senza Gas in 7 giorni vai sul link che trovi nella descrizione del video, e in modo da vedere la prima anteprima sul videocorso. E poi ci vediamo dall'altra parte. Questa alla mia spalla è una soluzione professionale, per alta temperatura, che in questo caso è stata applicata sulla bassa temperatura. Infatti una pompa di calore per alta temperatura, se viene fatta lavorare a bassa temperatura, esprime il massimo di se stessa. L'abbiamo già detto più volte, ma oggi te lo dimostro anche qui dal vivo in cantiere. E poi mi dicono in giro, vedo un sacco di video, tutti esperti di pompe di calore, però sempre dietro una scrivania. E invece è importante sapere che con le pompe di calore c'è il 20% di teoria e l'80% di esperienza. L'esperienza è quella che fa la differenza. Mi immagino già tra una generazione quando ad esempio il figlio di mio figlio dirà sai che una volta scaldavano le case bruciando il gas, il gasolio, il GPL, con questi macchinari che mettevano dentro casa, e quando invece avevano la tecnologia sotto gli occhi, mi riferisco ovviamente alla tecnologia delle pompe di calore. Ecco, se pensiamo a un futuro che sarà sicuramente verso l'elettrico, e quando vediamo queste cose che sembrano futuristiche, in realtà ce le abbiamo già sotto gli occhi. Ma comunque dai, lasciamo da parte la filosofia e vediamo cosa è stato realizzato, in modo che possa esserti d'aiuto anche per la tua scelta consapevole. E ciao, eccoci allora in centrale termica, così che tu possa prendere spunto anche per la tua centrale termica. Come vedi è una centrale termica fatta in maniera professionale. I tubi possono semplicemente portare dell'acqua oppure diventare anche un'opera d'arte a casa tua. Visto che sono tubi e comunque li devi mettere, tanto vale metterli in maniera corretta e professionale anziché buttare lì un po' a caso, tanto il costo di fare un lavoro o dell'altro è pressoché lo stesso. Qui abbiamo l'unità interna, quindi la macchina esterna che abbiamo visto prima è collegata con questo modulo interno, dove dentro abbiamo già un puffer di acqua tecnica, quindi l'acqua che gira nell'impianto a riscaldamento. Qui invece il partner ha realizzato una cassetta dove all'interno ci sono tutte le pompe di rilancio, cioè i circolatori che portano l'acqua sull'impianto. Quindi portano l'acqua sull'impianto radiante della zona giorno, piano terra, zona notte, al primo piano, e sul nuovo impianto a soffitto nei bagni e in lavanderia. È stato fatto questo cassonetto perché c'è la possibilità anche di non affissarlo alla parete, ma di spostarlo un po' più avanti, in modo che le tubazioni possano passare dietro tranquillamente e senza dover fare tutti giri, giretti, marchingegni per poter passare con i tubi, visto che comunque lo spazio a disposizione non è poi così tanto. Ma te lo faccio vedere un po' più nel dettaglio. Togliamo il coperchio. Ecco, come ti dicevo, ci sono i moduli di rilancio, cioè le pompe che mandano l'acqua all'impianto. Sono tutti circuiti miscelati perché abbiamo tutto impianto a bassa temperatura, e i due sono i piani e questo è l'ultimo invece che serve per tutto l'impianto a soffitto nuovo. Collettore in acciaio inox, perché qui non facciamo raffrescamento, quindi non serve particolare materiale, ad esempio plastico, per evitare la condensa, perché qui facciamo solo riscaldamento, essendo che il cliente aveva già installato dei condizionatori anni fa per fare raffrescamento. Qui vediamo il bollitore, cioè l'accumulo per acqua calda sanitaria, per capirci quella delle docce e dei rubinetti, poi il vaso di espansione, e a fianco abbiamo il filtro d'ingresso dell'acqua, quindi l'acqua che arriva dall'acquedotto viene filtrata, poi c'è un addolcitore che diminuisce la durezza dell'acqua, sia l'acqua sanitaria che poi anche l'acqua con cui carichiamo l'impianto di riscaldamento. E qui sotto invece al modulo idronico c'è un carico dell'impianto, quindi un sistema che permette di mantenere la stessa pressione all'interno dell'impianto di riscaldamento con disconnettore, quindi anziché avere una valvola di non ritorno che potrebbe rompersi, c'è un disconnettore idraulico. Bene, spero di averti dato qualche spunto in più oggi portandoti qui in cantiere, in modo che anche tu possa realizzare la tua centrale termica dei sogni in base alle tue esigenze, in base ai tuoi spazi
e in base a quello che pensi potrà essere la tua casa 100% elettrica. Se non l'hai ancora fatto però, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco, così che potrai ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video che parleranno del vivere senza gas, ottenendo e trasformando la tua casa in 100% elettrica.